Sappiamo bene che tutto ciò che sta accadendo in Ucraina, almeno dal 2014 in forma evidentissima, è volto a far sì che l'Ucraina si stacchi dall'area russa e sempre più passi sotto le insegne di Washington entrando nella Nato e magari anche nell'Unione Europea. E tuttavia per ora, sottolineo per ora, l'Ucraina non è nella Nato. Indi per cui l'Italia e l'Unione Europea debbono accuratamente evitare di entrare nel conflitto, posto che vi sia presto o tardi la possibilità reale di un conflitto combattuto su più fronti. L'Unione europea e l'Italia devono mantenere la loro neutralità. L'Ucraina non fa parte della Nato. Per cui l'Italia e l'Unione Europea non debbono in alcuna maniera entrare in questo conflitto. Ce lo chiede peraltro la nostra Costituzione molto chiaramente, la quale prevede che l'Italia ripudi la guerra come strumento di offesa. E in questo caso si tratterebbe a tutti gli effetti di uno strumento di offesa per le ragioni già evidenziate. L'Ucraina non fa parte della NATO, l'Italia non è tenuta a entrare in questo conflitto. Come sempre. È difficile che ciò verrà rispettato, è molto più facile immaginare che l'Italia entri nel conflitto. Del resto il cosiddetto governo dei migliori di cui l'Italia tanto si gloria ha già inviato al fronte truppe e armi, ciò a sottolineare come l'Italia non scelga assolutamente la via della neutralità e anzi voglia a tutti i costi essere presente in questo scellerato conflitto che si sta delineando sempre più verosimilmente all'orizzonte. È un gravissimo errore questo. Tuttavia l'Italia si presterà ancora una volta a combattere a beneficio di Washington e contro il suo stesso interesse nazionale.